Bentrovati a questo appuntamento speciale con Scusi Avvocato, cosa ne pensa? Il bilancio di un anno indimenticabile, il 2020, ma anche la prospettiva di cosa ci attende nel 2021. Bentrovato Avvocato Giuseppe Lipera, cosa buttiamo del 2020? È una domanda retorica, buttiamo tutto, è un anno da cancellare. Perché sono successe tante cose, come succedono ogni giorno tante cose, ma la scena predominante l'ha presa sto maledetto Covid e tutto quello che ne consegue. Quindi è veramente da cancellare. Sono saliti sul palcoscenico infettivologi, virologi, ricercatori, insomma la parte scientifica, ma quello che ha colpito l'opinione pubblica è che mai si sono trovati d'accordo su un argomento, su una determinata vicenda, ma anche sui dati. Io la chiamerei la parte tecnica. Sono questi i tecnici, quali possono essere in questo caso appunto i medici che citavi tu, sono stati elevati tutti al rango di scienziati, no? Sono tecnici. Scienziato secondo me è chi? Pico della Mirandola, quello è uno scienziato. E ovviamente sono uomini, i fatti umani sono questi, no? C'è la contraddizione. Uno dice una cosa, uno ne dice un'altra, come avviene nella giustizia, in primo grado ti condannano, in secondo grado ti assolvono, o viceversa. La stessa cosa avviene per i consulenti tecnici. Deluso nel 2020 dalle decisioni della politica che comunque ha agito a livello nazionale in emergenza? Ma deluso, come tutti gli italiani siamo rimasti sconcertati nel vedere una classe politica che, per quanto abbia tutte le attenuanti del caso, perché è una cosa questa del Covid inaspettata e comunque non capita tutti i giorni, comunque ha mostrato tutta la sua inadeguatezza. E lo stiamo vivendo ora, negli ultimi giorni, che forse sono il preludio finalmente di una crisi che comporterà quindi un nuovo governo. Io spero anche nuove elezioni. Dovendo fare il gioco della torre, chi butterebbe giù tra Conte e Di Maio? Tutti e due, ma di più Conte, perché quantomeno Di Maio appartiene a un partito politico, si è schierato, nemmeno lui è stato eletto dal popolo perché le preferenze le hanno tolte in Italia, quindi è un nominato, ma Conte non è nemmeno questo, Conte non è nemmeno parlamentare, eppure è diventato quel che è diventato. Qualcuno dice ha vinto il Ternalotto, la Sisal. Renzi lo sta attaccando, lo minaccia dunque il governo, nonostante il suo 3,5%, quello di Italia Viva, però lo tiene sotto scacco. Al centro delle argomentazioni sicuramente il Recovery Fund, cioè questi 209 miliardi che dovrà gestire un comitato che già Conte ha ipotizzato, di super manager, di consulenti, di esperti, circa 300 persone, andando in qualche modo a delegittimare il governo, cioè i vari dicasteri per quel che riguarda i vari settori. Cosa ne pensa, avvocato? Penso che purtroppo Renzi ha perso di credibilità. Tuttavia quello che sta facendo sono vere e proprie minacce al governo, quindi qua sta cosa se non la sistemano non si andrà avanti, cioè cadrà veramente questo governo. Se sia produttivo o no tutto questo non lo so, quando intendo uso la parola produttivo mi riferisco nell'interesse degli italiani e non nell'interesse di bottega. Purtroppo secondo me spesso sono gli interessi di bottega, cioè del partito che vuole di più, vuole di meno, eccetera. È un momento triste, del resto un 2020 non poteva non concludersi se non
con questi accenni all'assoluta tristezza, alla devastazione. Mi viene in mente Lucio Dalla. L'anno che verrà? L'anno che verrà, speriamo. L'anno che verrà sarà tre volte Natale e festa tutto l'anno. E perché la psicologia e la sociologia in effetti sono la stessa cosa, solo che la psicologia riguarda l'uomo, l'individuo, la sociologia, le masse. Qua siamo di fronte a un uomo depresso, ma una popolazione depressa. Ecco perché ci bisogna, come diceva Lalla, di festa tutto l'anno. E tre volte Natale. A livello regionale il governo Musumeci va verso il rimpasto, l'unica donna presente in giunta è stata fatta fuori, Bernadette Grasso, e chiaramente non ci sono più donne, ma al di là di questo dato sembra che si navighi a vista. Vabbè, ma questo ormai è un dato assodato, infatti qua abbiamo l'elezione diretta, quindi non possiamo parlare di rimpasto, dimissioni, crisi di governo eccetera, però credo che anche in Sicilia si chiuderà una fase e speriamo che si apra una fase nuova con le prossime elezioni e vengano fuori gli elementi migliori che abbiamo in Sicilia. Da Palermo a Catania il passo è breve, è tornato Pogliese, sembra molto interessato ed entusiasta per quel che riguarda la vicenda del Catania Calcio, e però la città non mostra segnali di ripresa da nessuna parte. Beh, il Catania Calcio, con tutto il rispetto del Catania, dello sport, degli sportivi, credo che debba essere l'ultimo dei pensieri, perché prima vengono i disoccupati, prima viene la povera gente, prima viene la città, anche le cose che possono sembrare di poca roba in realtà non lo sono, la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, cioè Catania è invivibile. E spero che dopo il riposo che si è fatto il buon Pogliese si dedichi a queste cose, quindi alla città e ai cittadini, quelli che hanno di bisogno. Lasciamo stare, poi se ha tempo pensi pure al Catania Calcio, per carità, ma prima viene la povera gente, prima vengono i quartieri periferici dove si soffre. Cosa getta l'avvocato Lipera del 2020, a parte il Covid? C'è qualcosa che non le è piaciuto, a parte l'emergenza Covid del 2020? No, il 2020 si è riconfermato un brutto anno anche per quanto riguarda la giustizia, quindi io cosa auspico? Auspico una vera riforma della giustizia e che si nomini lì un comitato tecnico fatto di avvocati, magistrati non delle associazioni, magistrati che operano nelle realtà, specialmente quelle periferiche, e perché come diceva il grande giurista Leone, Giovanni Leone, Presidente della Repubblica, vittima di una campagna giornalistica che poi si rivelò una bufala, mi riferisco a quell'essere ignobile di Camilla Cederna. Ecco, noi abbiamo un pubblico ministero parte, e questo è il grande problema che si deve risolvere. E quindi che cosa? Un nuovo sistema di reclutamento dei magistrati. Vedo molti che si occupano invece della riforma dell'avvocatura, di come diventare avvocati, giovani avvocati eccetera, ma nessuno che pensa che invece il vero obiettivo deve essere quello di riformare l'assunzione dei magistrati o il reclutamento. Abbiamo bisogno di gente che non sia solo onesta, non sia solo intelligenza, che sia umana, che abbia il senso dell'equilibrio, questo è importante. Abbiamo visto quest'anno si è conclusa per esempio la vicenda processuale di Calogero Mannino. Calogero Mannino è stato 29 anni sulla griglia, 29 anni. Ricordiamolo, assolto poi, cioè, alla fine assolto. Alla fine assolto, lo scandalo sarebbero comunque uno scandalo, perché gli anni sono veramente troppi, ma lo scandalo nello scandalo è poi l'assoluzione. Quindi come si è proceduto, come si è esercitata questa azione penale? Con niente nelle mani.
Solo che Calogero Mannino è un personaggio famoso e ne veniamo a conoscenza tutti quanti. E quei poveretti che non hanno nemmeno il piacere di chiamarsi Calogero Mannino, e ce ne sono tanti, mentre noi parliamo c'è gente in carcere innocente. E non se li caca nessuno. Scusate il termine, ci voleva, ci voleva. In chiusura, avvocato, gli auguri per il 2021, a chi in particolare? Qual è il suo auspicio? Qual è la cosa che più desidera, al di là della riforma della giustizia? La cosa che desidera anche a livello personale? Beh, tante cose desideriamo. L'importante è che ci sia, come dire, un rinnovato equilibrio sociale. Ho sentito dire da più parti che sono aumentati i poveri in Italia, questa è una cosa veramente che non è accettabile, che ci sia uno Stato che non sa spendere i soldi, che ci sia tutta questa battaglia sul recovery fund, sul MES. Io non penso che il salumiere di qua sotto capisca di che cosa si stia parlando. E questo è molto importante, cambiare modo di ragionare. I politici devono fare mea culpa, i giornalisti devono fare mea culpa, perché non, ci sono alcuni tuoi colleghi che non fanno capire niente, oppure si divertono a fare domande con la risposta incorporata, e se uno non dà la risposta che vuole lui magari viene bacchettato. Insomma, ritorniamo ognuno nei nostri ranghi, auguriamoci questo, che già sarebbe un trionfo. Tanti auguri. Auguri a lei e a tutti i suoi